Grazie Presidente. Onorevole Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, oltre 60 anni fa, ad un paio di chilometri da qui, è stato firmato il trattato che ha istituito la Comunità Economica Europea, il primo passo dopo i trattati di Parigi che ne erano il preludio di un percorso di integrazione europea che per primo, probabilmente, aveva ipotizzato il più concreto tra i visionari, Winston Churchill, nell'immediato dopoguerra. Curioso che proprio il Regno Unito non fu tra i fondatori della CE e che ora stia per uscire dall'Unione Europea. Quella era un'unione di stati nazionali, ma nel cuore degli europeisti veri il sogno di un'Europa dei popoli era già presente. Il percorso di integrazione è gradualmente proseguito, superando traguardi inimmaginabili solo 50 anni fa, come la libera circolazione delle persone e delle merci. Purtroppo sono le idee che non sono circolate abbastanza. Ma è stata la moneta unica a obbligare gli Stati nazionali per la prima volta a cedere una parte importante di sovranità. Quella parte di sovranità però non è mai stata data ai popoli, ma è stata gestita dall'Unione degli Stati nazionali, perché l'Unione dei popoli continua ad essere il sogno realizzato dei primi veri visionari. Le mie non sono parole di un antieuropeista, anzi, sono figlie proprio della rabbia e della sofferenza di un'europeista convinta, convinta ma delusa da questa Europa caratterizzata per lo più dall'egoismo di chi promuove l'altruismo. I nodi sono venuti al pettine man mano che si è acutizzata la crisi economica, perché un mercato dove devono competere imprese che operano con regole diverse, che scontano una differente fiscalità ma che utilizzano la stessa moneta, non è un mercato in equilibrio. Ma non è solo responsabilità dell'Europa, è anche colpa nostra. È colpa nostra se i tempi e i costi della burocrazia e delle carenze infrastrutturali che devono sopportare le nostre imprese sono molto maggiori di quelli della media dei loro competitor europei. È colpa della lentezza dello Stato e dei territori nel dare risposte rapide a esigenze dei settori produttivi. Non è Unione Europea se il controllo dei flussi migratori è un problema solo di chi si affaccia sul Mediterraneo. Non è Unione Europea se gli Stati membri possono fare dumping fiscale. Non è Unione Europea se in nome di un processo di globalizzazione che è oggettivamente ineludibile si dimenticano le tradizioni dei popoli. Il provvedimento che oggi la 14ª Commissione consegna all'Aula ci ricorda annualmente gli obblighi derivanti dalla nostra partecipazione all'Unione Europea nell'armonizzazione delle legislazioni nelle diverse materie. La Commissione ha svolto un approfondito lavoro di valutazione sul testo e sugli emendamenti presentati, perché tutti i temi affrontati sono particolarmente significativi per la vita economica e professionale del nostro Paese. Consegnando alle riflessioni dell'altro ramo del Parlamento i miglioramenti del testo e gli eventuali correttivi, impegniamo il Governo a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione Europea, rafforzando e rendendo più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento italiano alla definizione delle politiche dell'Unione, sia direttamente attraverso gli strumenti esistenti e da promuovere, sia attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente. In vista della prossima presentazione della relazione programmatica 2019, lo impegniamo ad adoperarsi affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare sul contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni, sia nell'accoglienza, per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, e nell'adozione di misure anche comuni per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare. Lo invitiamo a garantire nell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana residente nelle diverse città britanniche, e a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai fondi di coesione e alla politica agricola comune, così da consentire quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento per una prospettiva di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, che anch'essi a tutela della ricca biodiversità agricola nazionale e dei prodotti enogastronomici di eccellenza.
Lo invitiamo ad assicurare massima priorità all'attuazione del pacchetto normativo economia circolare, rafforzando il sistema di raccolta differenziata dei materiali con tempistiche certe per la dismissione delle discariche per il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico, qualora non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata. E lo impegniamo infine a farsi promotore affinché l'Unione Europea si ponga obiettivi ambiziosi nel contrasto ai cambiamenti climatici, con impegni vincolanti e stringenti per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla decarbonizzazione e defossilizzazione. Noi crediamo ancora in questa Europa, ma siamo convinti che debba cambiare e cambiare profondamente il rapporto tra Unione e cittadini europei, tra gli austeri palazzi di Bruxelles e l'Europa quella vera, quella dei popoli. Grazie.